Voltiamo pagina, l'associazione Anteas ha organizzato un convegno sul tema del valore dei centri sociali per anziani per costruire un invecchiamento attivo. Andiamo a vedere. Un convegno assai importante e significativo che riguarda soprattutto la popolazione anziana del Molise, finora costretta a un grosso isolamento a causa dello scoppio della pandemia e che oggi cerca di trovare le occasioni di aggregazione e di vicinanza. Il convegno è stato organizzato dall'Anteas, l'associazione nazionale Tutte le età attive per la solidarietà, per aprire un dialogo e confronto sul tema del valore dei centri sociali per favorire un invecchiamento attivo e positivo in Molise. Dopo un momento in cui abbiamo vissuto tutti nelle case, siamo stati presi da questo fatto di Covid, oggi l'Antes ripropone con i centri sociali, con i centri anziani, un modo di ripartire, di riappropriarsi di quello che è il ruolo dei centri anziani, lo stare insieme, lo vivere insieme, come progettare insieme la comunità, come poter vivere meglio rispetto a quello che purtroppo abbiamo vissuto. E questa iniziativa vuole rimettere in moto un meccanismo di solidarietà, di partecipazione, di aggregazione rispetto al nuovo che deve venire. La persona ovviamente che finisce il ciclo lavorativo si sente isolata, si sente quasi inutile, invece noi dobbiamo coinvolgerli in questa prospettiva e coinvolgendo queste persone significa ridargli una nuova prospettiva dello stare insieme, di come viverlo e di vedere una vita diversa da quella che è stata fino a ieri che ha lavorato. Oggi ha una fase diversa, per cui in questa fase diversa noi dobbiamo essere i protagonisti insieme a loro di vedere come poter continuare questa nostra vita sociale. E soprattutto la solidarietà che dobbiamo esprimere a tutti coloro i quali sono, come dire, impossibilitati a poter vivere una vita di solidarietà sociale. Noi dobbiamo impegnarli, questa gente, perché sono ancora giovani, sono ancora utili alla società, per poter portare un minimo di solidarietà in queste altre persone. Questa nostra missione è proprio quella, parlare con le amministrazioni locali, dove l'amministrazione non può essere presente, noi vogliamo essere presenti, dargli una mano, non sostituendoci, preciso, perché molto spesso la politica pensa che noi vogliamo sostituirci a loro, no, noi vogliamo dare una mano alla politica, dove la politica non può essere presente, noi attraverso progetti e formazioni possiamo essere presenti e dare un aiuto, supporto, soprattutto a questi paesi. Noi abbiamo appunto 136 comuni sparsi nella nostra realtà regionale che sono anche difficili di collocazione, di poterci arrivare e quindi la nostra solidarietà va in questa direzione, attraverso i volontari, andare in questi comuni, cercare di, insieme all'amministrazione, trovare quelle soluzioni e farli stare più tranquilli.